sei carissima. Non la faccia con gli occhi rossi, per favore. Granma Visit Story. Ragazzi, oggi andremo da nostra nonna su Roblox. Quando sento il tuo profumo, Margherita. Cioè, nostra nonna si è trasferita su Roblox. Sono le tagliatelle di mamma Pina. Spero che abbiate lo stomaco vuoto, perché ci farà mangiare un sacco patate. Jerry sta avendo un bellissimo compleanno nella casa di nonna. Che bello i compleanni nella casa di nonna. Mi regala sempre tanti big soldi. E ha invitato te e i tuoi amici. Ha invitato me. Quindi una semplice storia dove noi andiamo a casa di nostra nonna. Forse. Quindi ragazzi, se volete anche voi la torta della nonna, lasciate un mega like a questo video. Iniziamo. Sono un piccolo bambino, però sono grande di cervello. Dov'è Pingu? No, Pingu, ti ho affossato con la testa, eh? Stiamo andando in taxi a casa di nostra nonna. Aspetta, mi metto io alla guida. Chi lo sta guidando questo trapiccolo? Come invisibile. Ehi, ragazzi, nostra nonna. Molto arrabbiato, ma che cosa hai fatto, Jerry? È un piacere conoscervi. Con quale faccia me lo stai dicendo? Io ho finito di cucinare un po' di cose. Ragazzi, questa nonna ci farà ingrassare. Ci metterà all'ingrasso. E già ho la testa troppo grossa. A pizza. Ho il quoziente intellettivo altissimo. Nonna, perché c'è là un tiro a segno? Ancora col mattarello. Io ho paura. Così ragazzi, cosa ne pensate? Vabbè. Damn boy. Ragazzi, ma questo gatto, che coccantini gli avete dato? Cioè, ha mangiato tanto. Somebody once told me the world is... Dai su, balliamo. Balliamo ragazzi, dai balliamo. Forza, yeah. Sulla techno. Nonna, che cosa hai preparato, Ma io sono grande quanto un forno. Ma sei veramente paura che io sia il piatto principale? Non voglio essere il piatto principale. Sono povero di proteine e ricco di grassi. Il gatto non ha cibo. E certo, guardate, se l'è pappato tutto il cibo. Guardate cosa ho trovato, ragazzi. Che cos'è? Forse è un regalo. Questo non è un regalo, è chiuso. Guardate, è tipo una cassaforte. Dobbiamo fare silenzio prima che loro ci sentano. Jerry, ma... Che faccio la stanza di Jerry? È tutto bene? Oh sì, sì, bel party, sì. È un bellissimo party. Ah no, no. Grandissimo, la nonna ha appena finito di preparare le cose. Andiamo a mangiare, sì, ok. Nonna, dammi la lasagna, dove l'hai messa, in forno? Vado io in forno? Aiuto, ma che ci faccio qua? Ma perché io qua e voi là? Mi sento così solo. Sembra davvero delizioso. Ma cosa sembra davvero molto delizioso? Se non c'è nulla. Ma che cosa? Qui non c'è niente. Gandhi mangiava molto di più. Oh, grazie. Sono così grata che mi piacciono. Tu sei allergico a qualcosa? No, io non sono allergico a niente. Sei allergico ai pennuti. Ai pennuti. Sei allergico. Devo trovare la borsa di desciullenza. Dov'è? L'ho trovata! 92 minuti di applausi! Nessun problema! Nonna, ma quel mattarello ci vuoi appiattire, O ti appiattisco io, nonna? Bene, nonna, ti aiuteremo a pulire tutto! Non si preoccupi! Penseremo a tutto noi! Scattaglielo so! Ah, ma aspetta un attimo! Ma è un biscotto! Ehi, tu! Gatto! Questo biscotto è mio, non toccarlo. Come, non ti basta tutta la ciccia che hai messo? Togli tutta la spazzatura. Ma io non ho fatto nulla. Togli tutta la spazzatura. Tutto sta parte. Ah, che bello. C'è la casa della nonna. Posso fare tutto quello che voglio. Posso tipo prendere il toast
e tostarlo. Noi dobbiamo aspettare che la nonna di Jerry ritorni. Starà tutto bene, ok? Ok. Ma perché è scritto in un modo così spaventoso? Non è che questa casa è stregata. Ma no, ma guardate il gatto come si era messo. I'm sexy and I know it. Il gatto si è fatto un pezzo. Certo, dopo essersi pappato tutta la nostra cena. Oh, che bella la tua stanza, Jerry. Ma tu non hai proprio mangiato. Sei un fiammifero, eh? I videogiochi? No, a giocare a palla. Ok, prendo io la palla. La prendo io. Prendo la palla, ok. Ok, allora. Canestro. Boom. No. Ragazzi, sono un po' stanco. Dobbiamo andare a dormire. La nonna ritornerà mai a casa? Credo di sì. Io non sono sicuro. Probabilmente non l'abbiamo sentita mentre giocavamo. Sì, può essere. In realtà lei sta preparando tutti gli ingredienti per cucinarci all'interno del suo forno e per fare 4 salti in più in budella. Oh, che succede, Deshu? Hai sentito qualcosa? Che cosa? C'è qualche rumore di nuovo. Oh, accendo la luce. Ma non è sempre felice. Ma come fai ad essere felice in questo momento? Ci stanno sfondando casa. No, io sono sicuro. È la nonna che è tornata. Sì, la nonna torna dalla finestra. E che è Lupin? Sì, può essere. Forse ha bisogno d'aiuto. Andiamo. No, ho paura. Non voglio che mi finisce come Hansel e Gretel. Non voglio diventare una briciola di pane. Il gatto dorme. Non c'è nessuno. Non c'è. Ragazzi, credo che la nonna sia sonnambula. Guardate le scale, sta venendo giù. Non dobbiamo svegliarla perché è sonnambula e sta dormendo. Jerry, via Jerry. Ok, mi nascondo, mi metto qua. Jerry, che ci fai là? Non farti dare batterellate in testa. No! Non è cat, è sveglissima. È troppo sveglia. Denuncia la nonna che ci vuole mettere nel forno. Nasconditi. Devo chiamare l'ambulanza. Guarda come salta. No, no, aspetta, aspetta. Colpisce mai così. Che cosa è appena successo? E sei ritornata nella sua stanza. Perché tu eri fermo qua e la nonna colpiva lui? Non è che sei in combutta? Eh? Come butta? È dentro la sua stanza. Cosa fa? E se lo fa di nuovo? Vabbè, se lo fa di nuovo scappiamo dalla finestra. Dobbiamo cercare un asse. Perché dobbiamo cercare un asse? Perché dobbiamo fermare la nonna nel caso entra in stanza. Dobbiamo braccarci perché la nonna vuole creare le sue ricette. Ha visto la foto della clerici, la prova del fuoco. Cioè, ma vi immaginate? Ma io sto paricando mia nonna in stanza. Ma quanto siamo cattivi. Giuro, non sono un bambino cattivo. Lei non mi ha dato i soldi per Natale e perciò io la parico in stanza. Dobbiamo trovarla. Oh, cos'è stato? Ma che sono fatto? No, sta venendo a cercare te, Jerry. Ti vuole gozzare, ti vuole far esplodere lo stomaco. Guarda come sei cicciottello pure tu. No, Jerry, fermo. Non aprire la porta. Allora, perché l'abbiamo barricata a fare? Jerry, no, non farlo. Non vi preoccupate, ragazzi. Nascondetevi in caso succeda qualcosa. Pregate per Jerry. Un like per far sopravvivere Jerry. Donna? È molto arrabbiata. Che cosa è successo? Jerry! Jerry! L'ha batterellato, gli ha dato una bastonata. So solo. Dobbiamo vedere se Jerry è ok. Ma io parlo con me stesso. Andiamo, ragazzi. Jerry, tutto bene? È vuota. Vabbè, catene. Ma la stanza... Ma che cosa c'è nella nonna? Qua c'è un po' dei prosciutti. La nonna, guarda, dolce, carina, gentile. Poi tiene le catene in casa. La chiave! Ho trovato la chiave! È la chiave della scatola nera! Ok, ho preso la chiave, ragazzi! Ci sono! Sono un piccolo bambino con un quoziente intellettivo di 240! C'è la faccia ad andare contro la nonna ad aprire quella...
quella scatola nera. Tu, Tom, dormi, apriti. Un'altra chiave. Aspetta, io fotografo un attimo, perché qua formaggio. Ma perché faccio le foto? Devo fare le foto a tutto. Apri la porta. Aspetta, aspetta. Fantasmi. Sembra spaventoso. Ragnatele. Bambini che cantano auto blu. Auto blu con il mio fra. Dov'è che siete? Jerry? Jerry? È vivo. Oh, ma che ci fai qui? Tutto bene, Jerry? No, scusa, è per immortalare il momento. Sì, sto bene. È successo così tutto velocemente. Io sono veramente grato che tu sia salvo. C'è ancora nonna nei paraggi? No, non c'è. Però vedo che la nonna tiene il vino, Sembrai. Noi abbiamo chiuso la sua porta. L'abbiamo barricata. Io non sapevo che avrebbe reagito così. E lo so. Anche io reagirei così se mi barricassero in casa. Però io non penso che andarsene sia una buona idea. Ma come? Scappa! Scappa, non mi interessa. Scappiamo! La nostra nonna ci vuole friggere! È così potente, posso sentire la sua voce nel mio cervello. Ma che c'è nel cervello? La candeggina? Ti ha lavato! Guarda tutte queste bottiglie di vino! Le hai bevute tutte tu! Vieni con me! Ti salvo io da tua nonna che ti ha possessato il cervello! Jerry? Questa cosa non è normale, eh? Oh! Ma che teneva sotto la cantina? Non i bambini! Teneva... Che cosa diavolo è questo? È l'inferno! Non voglio essere confezionato e venduto a tranci. Così pensate di andarvene facilmente, eh? Non vi preoccupate, ragazzi, ce la possiamo fare. Ok, ce la posso fare. Basta che non mi fa trancio. Prendiamoci il nostro tempo. Ok, andiamo. Ce l'ho fatta, sì! Oh, libertà! E vai! Nonna! Voi pensavate di scappare da me in tempo, eh? Mio dolcissimo Jerry. No, ragazzi, no, 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 no. Perché non volevo mai vivere così? Io avevo una vita normale, come tutti i bambini a scuola. Lascialo andare, grandma. Guardalo, l'hai fatto incredinire. Just, lascialo andare, grandma. No, ti prego. E vabbè, che risate. Mai. Nonna, devo tornare indietro? Ok, torniamo a scuola e poi ritorniamo da lui. Va bene. Quindi abbandoniamo il nostro amico. Ma che... Ed ecco, e si conclude così la triste storia del topo Jerry, che fu soggiogato dal potere mentale di sua nonna. Ma come, questo è il finale buono? Come il finale buono? Jerry è di... Non ordinare cannelloni per pranzo. Ok, ragazzi, io direi che questo video su Grandma Visit Story lo posso anche terminare qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto. E nulla, ovviamente lasciate un like per altri video simili. Iscrivetevi al canale per rimanere sintonizzati. Qua al vostro esiste tutto. E noi ci vediamo a un prossimo video. E ciao!